Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia che ha finito l'intro ma continua comunque a proporne delle nuove. Oggi parleremo di un nuovo modello di Switch Lite, di Animal Crossing e di come il suo successo potrebbe cambiare l'approccio al game design di Nintendo e dei rumor sempre più insistenti che vorrebbero Microsoft molto vicina a Nintendo, ma non solo. Sbrighiamoci che oggi le notizie da passare in rassegna sono veramente tantissime e il tempo è poco. Quindi mettete like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi e seguitemi su tutti gli altri social. Poi, se mi volete sempre così bello pimpante e sveglio, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove troverete i memini in HD. Inizia! Come da tradizione partiamo con una raffica di notizie da trattare al volo. Sono emersi nuovi dettagli riguardanti BioShock 4 e a quanto pare sarà un open world. Cloud Chamber, il team che si occuperà dello sviluppo del titolo e che vede al suo interno molti dei nomi che lavorarono all'originale BioShock, ha pubblicato diverse inserzioni di lavoro. Una posizione aperta è quella per il ruolo di Senior Writer, che dovrà occuparsi di intessere storie dal forte carico emotivo incentrate sullo sviluppo dei personaggi in un ambiente open world. Il progetto sembra ancora in fase preliminare di sviluppo, ma le aspettative sono già altissime. Per ora sappiamo solo che il gioco sarà ambientato in un nuovo mondo, lontano sia dalla Rapture sottomarina che dalla Columbia nel cielo, e porrà grande enfasi nel world building tramite l'utilizzo di intelligenze artificiali avanzate. Se non avete mai giocato agli originali, vi consiglio assolutamente di recuperare la collection uscita anche per Switch, per farvi un'idea della monumentalità delle produzioni associate al nome BioShock. Qualche tempo fa avevamo discusso anche dello scivolone di Bandai Namco, che sembrava aver annunciato per errore l'arrivo di Dragon Ball Z Kakarot su Switch, inserendo il logo della console in un trailer apparso in un profilo social della compagnia. Sebbene Bandai avesse corretto il tiro, precisando si fosse trattato di un errore, ora il collettivo Leakypedia avrebbe rilanciato con una serie di indiscrezioni relative al publisher. Secondo questo leak, non solo Kakarot sarebbe in arrivo su Switch, ma con lui anche i Tales of Destiny e altri prodotti relativi all'universo di Dark Souls, quindi immagino il 2 e il 3 e i relativi DLC. Speriamo solo che questi leak si rivelino corretti e non solo delle speculazioni campate in aria. E a proposito di leak, anche un amatissimo episodio di Sonic in 3D sembra pronto per fare il suo ritorno in una versione rimasterizzata. Si tratta di Sonic Colors, uscito nel 2010 su Wii, uno dei pochi episodi in tre dimensioni della mascotte Sega ad essere stato realmente apprezzato da critica e pubblico. Il gioco è apparso nel portfolio di una società di doppiaggio tedesca e in seguito anche nel catalogo di un rivenditore francese. Anche qui speriamo che questi rumor si concretizzino in qualcosa di tangibile, anche se visto il recente impegno da parte di Sega nel valorizzare al massimo il passato di Sonic, sono abbastanza fiducioso. E voi? Passiamo ora alle notizie principali del giorno. E attenzione, poracci, perché Nintendo ha finalmente annunciato una nuova Switch. Ma non è la Pro, né una revisione ottimizzata come accaduto nel 2019, bensì di una nuova colorazione della Lite. Prevista per il 7 maggio, questa nuova colorazione blu, che poi tanto blu non sembra, si unirà alle già esistenti varianti turchese, grigio e giallo disponibili dal lancio e a quella corallo arrivata in concomitanza con il debutto di Animal Crossing. È interessante notare come questa variante sia prevista per il 21 maggio in America, per accompagnare l'uscita del porting di Miitopia. È chiaro quindi come Nintendo, nonostante abbia unito il mercato portatile e quello fisso sotto l'unica insegna della Switch, ci tenga ancora a differenziare l'offerta e la Lite sia proposta in un certo senso come l'erede spirituale del 3DS. Non penso quindi che, come accaduto per le edizioni limitate di Switch dedicate a Super Mario 3D World e Monster Hunter Rise, la colorazione blu entri in contrasto con la possibile esistenza di un nuovo modello di Switch, né tantomeno ne allontani un potenziale annuncio. Semmai, quello che fa strano è che esistano veramente poche colorazioni alternative e varianti limited della console e dei suoi accessori, Joy-Con compresi, che ben si sposano a differenti pattern e colori. Visto che ci sono, ne approfitto per chiedervi: siete in hype per il porting di Miitopia?
Continuano a spuntare dettagli interessanti riguardanti l'intervista di Shuntaro Furukawa rilasciata a Nikkei. Dopo aver parlato di Switch e del suo futuro, il presidente di Nintendo ha anche commentato il successo di Animal Crossing e l'impatto che avrà sulle strategie future dell'azienda. Il 2020 è stato un anno d'oro per Nintendo, sia dal lato hardware che software. Il traino della lineup è stato sicuramente Animal Crossing New Horizons, che con oltre 30 milioni di copie distribuite nel primo anno di vita, si appresta a diventare con facilità il gioco più venduto su Switch. Furukawa ha commentato così questo successo. È chiaro che la nostra recente crescita è derivata dall'obbligo delle persone di rimanere a casa. Anche se in Giappone lo stato d'emergenza è finito, le persone trascorrono più tempo a casa che in passato. Mentre giochi con lunghi cicli vitali come Animal Crossing diventano più accettati, crediamo che questo avrà un impatto significativo sulle produzioni future. Vogliamo creare giochi che possano permettere di comunicare con amici e familiari. Insomma, i risultati di Animal Crossing potrebbero avere delle importanti ripercussioni sulle prossime produzioni targate Nintendo. La formula del supporto continuo e degli upgrade gratuiti potrebbe diventare uno standard anche per generi di solito non avvezzi a queste dinamiche, e chissà, magari Nintendo potrebbe iniziare a ragionare seriamente sulle interazioni tra gli utenti online, con chat vocali, liste amici e parti per giocare in comodità e multiplayer. Secondo voi questi cambiamenti saranno percepibili già nel breve periodo? Magari produzioni del calibro di Breath of the Wild 2 incorporeranno in un modo o nell'altro una filosofia di game design ereditata da New Horizons? E per finire, torniamo a parlare del sempre più chiacchierato matrimonio tra Nintendo e Microsoft. Ormai sono tantissimi i punti di contatto tra le due aziende e negli ultimi giorni, tra nuovi leak, rumor e post social a dir poco ambigui, la situazione si fa sempre più scottante. C'è veramente bisogno di tornare a rovistare nella mensola più spiata del web? Avete presente, no? Lo scaffale dietro alle live di Phil Spencer, capo della divisione Xbox, che si diverte a nascondere easter egg e anticipazioni riempiendo di oggettistica varia i mobili che fanno da sfondo alle sue live. Spencer aveva mostrato con settimane di anticipo rispetto al reveal ufficiale Xbox Series S, solo che nessuno se n'era accorto, e recentemente l'action figure della mascotte della Kojima Productions ha fatto pensare a un contratto di esclusività tra l'azienda di Redmond e lo studio del leggendario game designer giapponese, soprattutto quando il giornalista Jeff Grubb, famoso per le sue spifferate, aveva confermato che tutto quello presente su quello scaffale aveva un senso preciso e non era certo stato lasciato a caso. Ed ecco quindi che quella Switch in bella vista ha fatto accendere più di un campanello d'allarme, e un altro noto leaker, nonché cofondatore di Xbox Era, ha commentato le speculazioni in questo modo: sembra che sia saltato il segreto tra Nintendo e Xbox. Ne saprete di più quest'autunno. Come se la situazione non fosse già abbastanza incasinata, a gettare tutti nel panico ci ha pensato il profilo Twitter ufficiale di Halo, che ha ben pensato di pubblicare una fanart dove Master Chief, Cortana e i nemici della serie sono interpretati dalle icone Nintendo del calibro di Mario, Donkey Kong e Bowser. Possiamo arrivare a delle conclusioni certe? Assolutamente no, ma viste le recenti mire espansionistiche di Microsoft, non mi sorprenderebbe scoprire che effettivamente ci sia in ballo qualche trattativa con Nintendo, magari per portare Master Chief su Smash, o magari un porting della Rare Collection su Switch, o perché no, il definitivo approdo del Game Pass sulla console ibrida. O magari niente, insomma le possibilità sono molte e sono curioso anche qui di sapere, secondo voi, se questa collaborazione improbabile prima o poi avverrà e come potrebbe prendere forma. E questo, poracci, era tutto per oggi. Direi che abbiamo tantissimo materiale di cui discutere e anche un sondaggione facile per questa sera, quindi noi ci rivediamo non solo nei commenti qua sotto, ma anche per votare nei community post. Intanto vi ringrazio per essere arrivati fino qua in fondo e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Master, Michele Chief, ciao! Di fretta.